vediamo se intanto buonasera a tutti e benvenuti. Innanzitutto il giudicato Bergamoto funziona? A Salvatore Siriano, nato a Napoli, in una delle zone più controllate dalla criminalità, i quartieri spagnoli, dove a 7 anni vendeva sigarette di contrabbando, a 14 baciava cocaina. Poi la fuga e la lattinanza in Spagna. Durante un periodo di reclusione nel carcere delle Biglie ha frequentato corsi di recitazione, appassionandosi al teatro, soprattutto se scriviamo. E questo è riuscito, grazie all'indulto del 2006, ha esordito nel cinema sotto la regia di Matteo Garrone, che l'ha scritturato per il film Gomorra, tratto dal bestseller di Roberto Soriano. Dopo alcuni anni è ritornato in veste di attore alla Libia, dove ha interpretato il ruolo della protagonista di Ludo nel film dei fratelli italiani che le deve morire, Orso d'Oro, dice Orso d'Oro al Festo della Moderia. Nel 2013 interpreta il ruolo di Vincenzo De Marchi nella fiction di Canale 5, diretto da Suitic, grande camorristi. Il 17 ottobre dello stesso anno interviene al programma del movimento politico Servizio Pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carcere, sulla rieducazione all'interno di essa e sul tema dell'indulto. Il libro che sottopone oggi alla nostra riflessione, La tempesta di Sassac, è la cronaca scritta in prima persona di un cambiamento radicale reso possibile dalla scoperta della letteratura. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture che saranno eseguite da Massimo Carducci, allievo della direzione dell'Arma. Ha lavorato nel teatro di prosa e opere, per il cinema e per la televisione con molti registi importanti. Salvatore Siriano, a 14 anni, aveva la guerra in testa, la cocaina nel sangue e due pistole infilate nei calzoni. Era un leader di una banda di ragazzini terribili che si sono fatti camorristi per difendersi dalla camorra. Vita di scarne comunque, vita di sangue, anni di sangue. Poi il carcere, non ancora intendente. Gennaio 2000, carcere di Valdemoro, Madrid. Eccomi qui. Dopo 3 anni di latitanza in Spagna sono arrivati fino a me. Probabilmente per una soffiata. Chi è stato? Non lo so. Non voglio pensarci e in un certo senso non mi interessa. Ho chiuso con le teste matte, chiuso con quella vita. Penso a mia madre che è malata. Riuscirò a sapere come sta, ad avere le sue notizie. Forse, come sempre, sarà più tranquilla sapermi in galera che fuori a fare danni e a rischiare di farmi ammazzare. Però ora che sto qua, là dentro, non posso andare a trovarla. Comincio a pensare se mi conviene evadere, ma so che mi conviene farmi la galera. Non voglio continuare a scappare per tutta la vita. Dietro un tavolo c'è la guardia che mi dirà come stanno le cose qua dentro. Ha diritto a una telefonata al giorno della durata di 10 minuti. Ha diritto a questo scopo, ad acquistare in economato una carta telefonica. Ha diritto a un colloquio settimanale con i suoi parenti ed amici. Ha diritto a 4 ore di intimità con sua moglie o la sua compagna in una stanza apposita. Non può rimanere chiuso nella cella dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Io sono un ribelle. C'è una persona sola che mi ha sempre detto cosa devo fare. Quando ero venuta in Spagna, quell'unica volta mi aveva fatto giurare: lotta, devi lottare per non tornare in Italia. Io ho lottato e ho perso. Sono tornato in Italia, mamma
Ti ho disubbidito, ma non è colpa mia. Almeno speravo di rivederti, ma tu non vieni. Me le immagino ancora su quel balcone ad aspettarmi. Dico a Gaetano. Gaetano avrà stento la quinta elementare, ma è un finissimo psicologo. Mi accorgo che Gaetano tace da un po'. Capisco all'improvviso perché è capitato davanti alla mia cella proprio stasera e voglio sbagliarmi, ma non mi sbaglio. Perché sei venuto qui? Chiedo piano. Sasa sospira con la voce di chi si arrende. Il mio nome mi suona come un rintocco funebre. E non lo volevo che lo imparassi da una telefonata. Tua madre è morta. Un destino segnato il suo. Non riesce che proprio dal punto più basso e disperato che la sua vita riparte. Grazie a un amore che resiste nonostante tutto. Grazie alla scoperta magica dei libri e della letteratura. Di Shakespeare che inizia a scorrere di genere come una droga che non uccide ma salva. Proprio lui che a scuola non è mai andato. Cosimo è una persona seria. Sentite, leggete qua. Stiamo facendo un laboratorio teatrale. Ne volete far parte? Mi tende un plico di foglie attraverso le sbarre. Ho in mano quello stesso copione stazionato ora mentre entro nella stanza delle prove. E nel carcere c'è un teatro, ma non ce l'hanno ancora fatto vedere. Proviamo in uno stanzone vuoto fino a che non sapremo bene le battute. Dalle 2 di pomeriggio fino alle 7. Questo è il nostro regno. E io qui mi dimentico di essere in galera. Questo romanzo racconta la sua rinascita nell'inferno del carcere spagnolo di Valdemoro a Madrid, passando per la Bibbia. Da qui il colpo di fulmine che scuote Sassà davanti ai testi di Shakespeare, dove tutte le umane situazioni e tutti gli stati d'animo sono rappresentati. A portare le opere del bardo dentro il carcere e il regista Fabio Cavalli, che propone ai detenuti di mettere in scena la tempesta. Buonasera, ma ci trovo, Quando parli? Quando ero piccolo vivevo la strada come un palcoscenico. Lì scendevo la mattina e dovevo essere una parte di quelle storie. Il copione non l'avevo scritto io. E spesso non mi piaceva salire su quelle tavole del palcoscenico. Quello vero del teatro invece è mille sensazioni in una. Sulle tavole uno come me può pensare, da quassù ho la possibilità di farcela veramente. Sulle tavole sono da solo davanti a voi, la platea, è come dire io questo sono e voi siete solo i miei giudici, dovete giudicarmi voi. Sulle tavole ho la sensazione che mi posso far perdonare e mi sento guapo, ma guapo veramente, potente, importante. Mi sento più alto, una prospettiva da cui mi affaccio al mondo come un gigante, posso dirvi che vuoi, ma dillo bene, dillo senza nessuna paura. Perché la verità è che qua dentro al carcere non sanno che farci con me, con noi. In carcere puoi diventare una cosa sola, un grandissimo conoscitore del crimine, un enciclopedico, perché tutti i discorsi che si fanno, tutti gli aneddoti che si raccontano, sono storie di crimini, paurose, noiose, istruttive, scene. Ma solo di quello si parla. Tu porti la tua storia assurda all'interno del carcere e devi apprendere tutte le altre storie assurde. Ma in questo modo non si fa altro che scambiarsi il veleno. Noi abbiamo bisogno di altre storie, più gravi di quelle con cui siamo cresciuti, capaci di farci capire che cosa ci ha portati qua dentro. Io sono passato direttamente dalla realtà al palcoscenico. Non ho mai visto spettacoli, letto libri, non ho mai avuto storie da consumare. E intanto è la realtà che ha consumato me. Ed è forse per questo che per me il bene è più sottile, tra la vita e la rappresentazione. Sulle tavole di un palcoscenico io non mi do la performance di un attore, io mi do immediatamente tutto quello che sono. Mi chiedete ma davvero non avevi mai recitato prima? Vi rispondo ragazzi, è tutta la vita che recito, ma stavolta è diverso. Mi avete coinvolto, mi avete fatto leggere, mi avete dato un copione in mano.
e io adesso vi faccio vedere chi sono. Io da queste gare non voglio scendere più. Cavalli, invece di una commedia di Edoardo, ci ha portato un copione di un certo Shakespeare o Shakespeare, insomma, un nome impronunciabile. Ma chi è questo tizio e cosa ci sta a dire? È uno dei più grandi autori di teatro di tutti i tempi, accidenti a voi, esclama il regista, offeso come se gli avessimo insultato la madre. William Shakespeare, non è possibile che siate così capri da non averlo mai sentito nominare. Sì, ma il nome scemo spiri. Gli spottò si intrecciano e facciamo a gara a chi storpia di più il cognome di questo intruso. Ma non riusciamo a spiegare, infatti mi fa ridere. Fabio, ma poi che storia è? Gli spagnoli che naufrago su un'isola, un mago, lo spirito dell'aria? E dai, che c'entra con noi? Fabio mi fissa come a dire, da te non me l'aspettavo. Invece dice, cosa c'entra con voi? Vuoi sapere perché questa storia la dovete mettere in scena proprio voi? Per un motivo, e uno soltanto, perché parla di vendetta, di perdono e di libertà. Da questo momento, Testeano, niente sarà più come prima. L'approfondimento psicologico dei personaggi settiliani, lo scavo interiore di medesimazione, sono una terapia che a Sassà serve per iniziare finalmente a capire la sua vita e a interpretarla. Era il mare aperto, dice Stiano, con onde che rischiavano di travolgerli per sempre. I libri erano tavole galleggianti a cui aggrapparsi per non morire. Shakespeare mi ha tolto la povertà dell'anima. Venendo da un vissuto maledetto, lo vuole raccontare ai giovani, spiegando i propri errori, per testimoniarli e ricordare loro che sono pieni di autorità. La tempesta di Zazac, questo libro, è un libro sul potere delle parole e della letteratura, sull'amore per i libri che può cambiare la vita. Zazac ne è la prova vivente. La sua personale e travolgente tempesta è la testimonianza più vera e più bella. Shakespeare ti insegna a non praticare la vendetta, perché ti riempie di niente e anzi ti svuota ancora di più, perché ti toglie pure la vittima su cui tu ti stai scolando, solo per non odiare troppo te stesso.